Benvenuti o bentornati sul mio canale. Il mio nome è Chiara e sono appassionatissima di cronaca nera e proprio su questo canale voglio trattare casi nazionali ed internazionali. E per il caso di oggi ci troviamo in Argentina. Non ho mai portato un caso del Sud America, quindi questo è il primo. Tra l'altro mi è stato suggerito proprio da un'iscritta in un commento, quindi la voglio ringraziare. O se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale ed oggi vi racconto la storia di Lucia. Perez. La storia di oggi inizia, come ho già detto, in Argentina, per la precisione al Mar de Plata, una splendida città costiera che vanta il fatto di essere una delle principali mete turistiche del paese, grazie anche alla presenza di numerosi hotel e casino di lusso. Lucia Perez nasce il 14 febbraio del 2000 dai genitori Guillermo, Perez e Marta. Suo padre lavorava come meccanico, mentre invece sua madre Marta era infermiera all'ospedale locale. Aveva un fratello maggiore di nome Mattias, con il quale era molto legata. I fatti che vi racconto oggi sono avvenuti nel 2016, quando la ragazza aveva solo 16 anni e frequentava il liceo. La maggior parte delle persone che la conoscevano la descrivono come una ragazza sempre sorridente ed allegra aveva due grandi passioni gli animali e l'arte era infatti indecisa se iscriversi in futuro all'accademia d'arte o diventare veterinaria il 7 ottobre del 2016 è un normale venerdì mattina lucia si trova a scuola e parlando con una sua compagna di classe le confida che aveva voglia di comprare dell'erba quindi di fumare della marijuana Lucia non era una consumatrice abituale di droga, ma una consumatrice occasionale. E questa sua amica le dice di conoscere un ragazzo che abitualmente si appostava davanti proprio alla loro scuola e tra l'altro molti studenti si rifornivano da lui. Anche un'altra ragazza le consiglia la stessa persona e così quel giorno, quel 7 di ottobre all'uscita da scuola, gli indica la macchina, dentro la quale si trovava questo spaccio di nome Mattias Farias, che nel 2016 aveva 23 anni. Mattias era infatti solito parcheggiare davanti alle scuole della zona. Una volta usciti così dalle classi, i vari studenti approcciavano Mattias per procurarsi erba e tra l'altro Mattias spacciava anche cocaina, insomma non si faceva mancare niente. E sarà proprio così che Lucia lo conoscerà, quel 7 di ottobre. Prima di questo giorno... Lei non l'aveva mai visto. Voglio precisare che le due amiche che gli indicarono la macchina di Mattias raccontarono che Lucia era interessata ad acquistare solo ed esclusivamente Maria e nessun altro tipo di stupefacente. Non aveva alcun tipo di dipendenza dalle droghe. Così quel 7 di ottobre eh, Mattias gli vende dell'erba per un valore di circa 100 pesos, che però Lucia in quel momento non aveva con sé. Il ragazzo le dice che non era assolutamente un problema e che lo avrebbe potuto pagare in seguito. Si sarebbero messi d'accordo in futuro sul quando vedersi e si scambiano appunto il numero di telefono. In macchina Mattias non era solo, si trovava Infatti, anche un altro uomo più grande, Juan Pablo Affidani, che all'epoca aveva 41 anni ed era seduto sul sedile del passeggero. Ma Lucia, quel 7 di ottobre, parlò esclusivamente con Mattias, che, tra l'altro, lì per lì in quel momento la invita anche ad andare a casa sua. Ma la ragazza si rifiuta, dicendo che si sarebbero sentiti più tardi per decidere quando incontrarsi per questi 100 pesos che Lucia gli doveva. E questo avviene: ognuno va per la sua strada, e quel giorno i due messaggeranno durante il tardo pomeriggio fino a mezzanotte. E Mattias le manderà tantissimi messaggi, chiedendola di uscire di casa, di incontrarlo, di vedersi. Ma lei risponde sempre di non sentirsi a suo agio, che non lo conosceva, che si sarebbero visti l'indomani e che comunque c'erano i suoi genitori a casa, quindi lei non poteva uscire nel bel mezzo della notte o comunque in tarda serata. Il giorno dopo, l'8 otto di ottobre, è un sabato, quindi Lucia è libera da ogni impegno scolastico. Suo fratello non è in casa ed entrambi i genitori escono molto presto per andare al lavoro, lasciandola da sola. Quel giorno sua madre Marta rientra a casa intorno alle 3 del pomeriggio trovando l'abitazione vuota. Lucia sarebbe dovuta essere lì. Non aveva avvisato sua madre che sarebbe uscita e subito Marta nota che il PC di Lucia era acceso. Era infatti stato lasciato aperto sul tavolo della cucina con la pagina di Facebook aperta del profilo di Lucia e sullo stesso tavolo c'era anche una tazza con del caffè come se la figlia si fosse assentata diciamo per un attimo fosse scesa un secondo e avesse lasciato tutto com'era pensando però di rincasare probabilmente dopo pochi minuti dopo massimo 5-10 minuti come quando ad esempio all'improvviso non so suona il campanello perché il corriere ci deve consegnare qualcosa e quindi scendiamo diciamo al volo per ritirarla non pensiamo a spegnere il pc a lavare la tazza del caffè perché sappiamo appunto di ritornare in casa dopo pochi minuti Lucia però non rientra poco dopo e sua madre così inizia a chiamarla, a messaggiarla senza ricevere alcuna risposta. Pensa che magari non so, Lucia si era sentita male così era uscita per prendere un po' d'aria, ma allora dov'era? Perché non era rincasata. Intorno alle 6 del pomeriggio, quindi dopo circa tre ore, il fratello di Lucia Mattias riceve una chiamata da un'amica della sorella che gli dice di dover andare in commissariato in quanto Lucia aveva avuto un incidente. Senza però dargli ulteriori informazioni. Suo fratello inizialmente decide di andare solo, pensando che non fosse nulla di serio non voleva far preoccupare i suoi genitori Mentre però sta per uscire di casa riceve un'altra chiamata, questa volta direttamente dal commissariato che lo informa di doversi presentare in polizia accompagnato da un adulto. Visto che però eh, suo padre soffriva di problemi di salute decide di chiederlo a sua madre Marta di andare con lui, pensando magari inizialmente addirittura che lui si avesse magari fatto una bravata, insomma che non fosse nulla di particolarmente grave. Ma nulla poteva prepararli per l'orrore di quello che avrebbero scoperto di lì a poco. Quando sua madre e suo fratello si presentano alla polizia, chiedono immediatamente informazioni su Lucia, dove fosse, in che tipo di incidente fosse stata coinvolta e gli agenti lì presenti fanno letteralmente scena muta. Questo non fa che agitare ancora di più la madre del fratello di Lucia. Ma gli agenti continuano a guardarsi intorno senza proferire parola. Fino a quando, dopo ben dieci minuti di attesa e di silenzio, un poliziotto si avvicina ed esclama: Lucia è morta. Lì per lì non fornisce alcuna altra informazione. Senza dire non so di cosa fosse morta o dove fosse. Immaginate una madre ricevere una notizia di questo tipo eh, senza avere nemmeno la possibilità di avere qualche risposta. Quando chiesero di poterla vedere, glielo negarono e poco dopo gli spiegarono che Lucia era morta di overdose a seguito dell'assunzione di diverse persone. Ma questo non era stato confermato dall'autopsia, ricordate siamo sempre all'8 otto di ottobre. Bensì era stato dichiarato da alcuni uomini che avevano accompagnato Lucia intorno alle 3 del pomeriggio al pronto soccorso di Playa Serena, una zona molto distante rispetto a casa di Lucia. E questi tre uomini avevano lasciato il corpo privo di sensi all'interno dell'ingresso dell'ospedale. Immaginate un ospedale quasi deserto. Quel giorno, infatti, all'ospedale di Playa Serena c'erano pochissimi medici presenti. Lucia viene lasciata all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale e riceverà l'attenzione di un medico solo dopo 30 minuti e lo stesso ne dichiarerà la morte sostenendo che però Lucia era morta da prima di raggiungere l'ospedale probabilmente era già morta da qualche ora quindi era stato inutile diciamo il tentativo di portarla al pronto soccorso le poche persone presenti all'ingresso del pronto soccorso avevano immediatamente chiesto cosa fosse successo a questi tre uomini e questi avevano risposto che la ragazza aveva avuto un'overdose. L'avevano lasciata in questa sala d'attesa, credo su delle sedie, e se n'erano ne andati. Nessuno li aveva fermati né gli aveva chiesto i documenti. Quindi semplicemente avevano scaricato il corpo senza vita di Lucia e erano andati via. La polizia tuttavia dopo pochissime ore identifica i tre. Questi tre uomini erano Mattias Farias, Juan Pablo Offidani, quindi due spacciatori che avevano venduto la marijuana a Lucia il giorno precedente ed un terzo uomo di cui vi parlerò in seguito non so esattamente come siano riusciti ad identificare anche in tempi relativamente brevi i tre ma nei giorni successivi alla morte di Lucia vengono arrestati e viene un po' ricostruito quello che era avvenuto questo 8 di ottobre infatti una volta che i genitori di Lucia erano andati via intorno alle 10.30 del mattino Mattias Farias e Juan Pablo Affidani si erano presentati sotto casa della ragazza per andare a prendere questi 100 pesos che Lucia gli doveva tuttavia non si limitano a prendere i soldi ed andare via ma sembra che abbiano persuaso Lucia a salire in macchina con loro ora questo aspetto della vicenda ad oggi è ignoto noi non sappiamo se Lucia sia salita di sua spontanea iniziativa sulla macchina pensando magari di rimanerci per qualche minuto oppure se loro l'abbiano minacciata, obbligata, costretta a salire sulla macchina quello che è certo è che Mattias come dimostrano i numerosi messaggi inviati a Lucia aveva insistito numerose volte affinché Lucia andasse a casa sua e che sicuramente anche Lucia non pensava di assentarsi per molto tempo, avendo lasciato il computer acceso, il caffè nella tazza pensava appunto di scendere consegnare i soldi e magari restare con loro per qualche minuto Lucia sale sulla macchina di Mattias e due uomini la portano a casa del ragazzo all'indirizzo En Rasedo 4800 25. Durante il tragitto faranno due fermate: la prima ad un negozio di pasticceria e la seconda ad una diciamo sorta di tabaccheria per comprare delle sigarette. Quel giorno Lucia verrà lasciata al pronto soccorso intorno alle 3 del pomeriggio. E quello che gli inquirenti deducono è che Lucia, dal momento in cui era arrivata a casa di Mattias, intorno alle 11 del mattino, fino quasi alle 3 del pomeriggio fosse stata selvaggiamente abusata e drogata da questi tre uomini che l'avevano portata al pronto soccorso. Quindi questa è la deduzione anche corretta eh, che inizialmente fecero gli inquirenti. I tre vengono arrestati il 9 di ottobre e la macchina di Mattias viene perquisita, all'interno trovano circa 40 grammi di cocaina e 250 grammi di marijuana. Il caso viene affidato al pubblico ministero Isabel Sanchez che in una conferenza stampa pochi giorni dopo la morte di Lucia dichiarò che la ragazza era uscita di sua iniziativa per recarsi all'indirizzo che vi ho menzionato prima. Spiegò che a casa di Mattias vennero ritrovati molti preservativi usati e anche diversi strumenti utilizzati per somministrare la droga a Lucia. Vennero ritrovati anche diversi oggetti utilizzati per sodomizzare la ragazza. Dichiara che non c'era alcun segno di difesa sul corpo di Lucia, quindi questo significava che era stata pesantemente drogata per renderla più docile durante le violenze e che la morte era stata causata dall'impalamento. È esattamente quello che dichiara Isabel Sanchez, non specificando come fosse avvenuto, ma parla genericamente di impalamento. Quindi vi lascio a voi eh, immaginare okay, la modalità. La ragazza era stata completamente stordita ed indebolita dalle droghe che aveva assunto. Le parole che eh, Isabel Sanchez pronuncia, eh, citandole, sono esattamente queste. La volontà della ragazza era stata totalmente e assolutamente annullata. La causa della morte era stata l'impalamento della ragazza. La brutalità dell'omicidio ovviamente sconvolge l'Argentina portando migliaia e migliaia di donne, di persone, anche uomini in piazza per denunciare il femminicidio di Lucia ed uno dei motivi principali era proprio per come Lucia era stata uccisa. Le modalità furono infatti estremamente violente, la gente voleva giustizia per questa ragazza. Vi voglio dare qualche informazione in più su questi tre uomini. Mattias Farias, come ho già detto, aveva 23 anni, di facciata lavorava per una cooperativa come in bianchino, ma in realtà la sua attività principale era proprio quella dello spaccio di droghe. Juan Pablo Offidani invece aveva 41 anni e pensate era il figlio adottivo di un rinomato notaio della zona e da anni aveva problemi di tossicodipendenza. Qualche anno prima si era trasferito in Brasile per qualche tempo e lì aveva conosciuto una donna con la quale aveva iniziato una relazione stabile e questa donna era molto amica della compagna di Mattias Farias e proprio così i due uomini si incontrarono effettivamente. Amicizia. mentre invece il terzo uomo Alejandro Alberto Marciel era l'assistente alla riabilitazione dalle droghe di Juan Pablo Affidani e nonostante il suo lavoro anche lui era un tossicodipendente mentre i primi due vennero arrestati immediatamente quest'ultimo vista l'età più avanzata e di problemi di salute credo che avesse all'incirca 60 anni in quel momento venne ricoverato in una struttura di riabilitazione le accuse erano state mosse principalmente però a Mattia Farias. Ritennero infatti che era lui il principale artefice delle violenze e della somministrazione delle droghe, mentre Alejandro venne considerato semplicemente responsabile di aver occultato delle prove, aiutando infatti a lavare il corpo di Lucia. Mentre Juan Pablo Affidani inizialmente non venne ritenuto eh, colpevole di aver preso parte alle violenze sessuali. Su uh, la ragazza. Tra l'altro, vennero trovati dei messaggi tra Mattias e Affidani in cui il ragazzo gli chiedeva di comprargli dei preservativi proprio quell'8 otto di ottobre. Quindi è vero che Affidani era in macchina con Mattias, ma sicuramente c'era stato un momento in cui si era assentato perché, ovviamente, Mattias gli aveva inviato questi messaggi ed era poi appunto tornato sulla scena. Quello che gli imputati avevano dichiarato era che Mattias e Lucia avevano avevano avuto dei rapporti consensuali ed era stata proprio lei a voler assumere sia cocaina che marijuana. Ricordiamo, come vi ho già spiegato, Lucia non aveva mai assunto droghe pesanti come la cocaina e Mattia sostiene che mentre avevano rapporti sessuali la ragazza si era sentita male e quando gli altri due uomini erano tornati a casa di Mattias la ragazza aveva perso ormai i sensi, quindi i tre si erano affrettati a portarla in ospedale. L'autopsia su Lucia venne condotta dal medico Claudia Carreso che determinò che il corpo della ragazza era stato accuratamente lavato. Vennero riscontrati molti ematomi nella zona genitali, così come diverse lacerazioni e questo indicava e confermava che certamente c'era stato un abuso di natura sessuale secondo il patologo. Inoltre eh, Claudia Carriso ipotizzò che la penetrazione probabilmente era avvenuta anche tramite degli oggetti che vennero inseriti nel corpo di Lucia. La causa della morte era stato un edema polmonare causato sia dall'asfissia tossica provocata dall'assunzione di un quantitativo molto alto di china sia dai rapporti sessuali violenti. Quindi vediamo come il patologo non parla di impalamento e tornerò su questo fatto eh, tra poco. Prima del processo, tuttavia, viene istituita una commissione medica che effettua un'ulteriore valutazione sulle perizie dell'autopsia. E questa commissione medica arriverà una, ad una conclusione che andava parzialmente in contrasto con la valutazione del medico legale eh, Claudia Carriso. Infatti, la commissione medica smentisce che ci sia stata violenza sessuale nonostante nelle zone genitali Lucia avesse numerosissime lesioni nella zona vaginale interna ed esterna come anche nella zona anale ed inoltre alcune di queste lacerazioni erano avvenute post mortem questi uomini avevano continuato ad abusare di Lucia anche da morta, probabilmente credendo che fosse priva di sensi. E nonostante tutto questo sia stato accertato, fotografato, confermato dal medico patologo, la commissione giudicò che gli ematomi e le lacerazioni di Lucia erano normali conseguenze di un rapporto sessuale. Consensuale, come se fosse assolutamente normale avere delle profonde lacerazioni vaginali ed anali a seguito di rapporti intimi. Inoltre, la stessa commissione sostiene che Lucia non sia stata lavata, perché anche dalle foto del patologo Lucia aveva della polvere bianca eh, vicino le narici. Quindi la loro conclusione era che, se il corpo fosse stato ripulito, quella polvere sarebbe stata certamente lavata via dall'acqua. Tengo a precisare che non venne effettuata alcuna analisi per attestare che quella polvere bianca fosse coca- lo dedussero e basta, ma quella polvere bianca sarebbe anche potuta derivare dai guanti bianchi che la scientifica utilizza per analizzare la scena, ma purtroppo non essendo stato fatto alcun esame questo non lo sapremo mai. Probabilmente voi sarete un po' confusi perché come vi ho detto il pubblico ministero Sanchez aveva dichiarato che Lucia era morta a causa dell'impalamento, non era morta di asfissia tossica. Come saprete, essendo appassionati di cronaca nera, il pubblico ministero durante un'indagine deve presenziare e prendere parte alle diverse fasi, ma la fiscal Sanchez era stata totalmente assente, non era mai andata sulla scena dove i fatti avevano avuto luogo, non aveva mai collaborato con gli investigatori, non aveva presenziato all'autopsia, né aveva richiesto mai i risultati della stessa, che le vennero infatti inviati dopo giorni. E giorni su iniziativa del medico legale ed aveva diffuso informazioni sbagliate proprio durante la conferenza stampa. Il fatto che Lucia fosse stata impalata non era vero, infatti, la perizia del medico legale eh, parla certamente di abuso sessuale, ma non parla di impalamento. Nessuna perizia medica fatta sul corpo di Lucia menziona questo. ...amento. Quindi quella dichiarazione così comunque scioccante, che suscitò l'indignazione dell'intero paese, non era vera. Il pubblico ministero Sanchez non era stata coinvolta nei momenti cruciali delle indagini dove avrebbe dovuto formulare le accuse contro i tre imputati. Nei media il suo operato venne fortemente criticato in quanto parlò apertamente di tutte le sue inadempienze, cercando di volta in volta di giustificarsi e fortunatamente in un secondo momento venne sostituita da qualcun altro che svolse un lavoro migliore nonché ci Volesse tanto. Il processo iniziò il 30 ottobre del 2018. Le accuse contro Mattias Farias e Juan Pablo Affideni erano di abuso sessuale, omicidio ed occultamento delle prove. Mentre il terzo uomo, Marcielle, venne incriminato per occultamento delle prove. Alla famiglia di Lucia, come anche a me e sono certa anche a molti di voi, i fatti sembrano piuttosto chiari. Lucia era stata abusata sessualmente. Drogata pesantemente per indebolirla e renderla più docile durante lo stupro, ed il massiccio quantitativo di droghe che le venne somministrato ne provocò la morte. Eppure, no, ai giudici questo non era chiaro perché, secondo i giudici, Lucia non aveva subito alcuna violenza sessuale. Ovviamente, il loro giudizio si basò molto sulla commissione medica che venne istituita per il processo infatti secondo la stessa con il fatto che i tre uomini non avevano lavato la ragazza non avevano cercato di manipolare le prove e quindi di nascondere una possibile violenza la difesa sostenne che i rapporti erano stati consensuali e decisero di adottare come strategia quella di scavare nella vita privata della vittima di Lucia che aveva solo 16 anni cercando di denigrarla in tutto i modi e sostennero che fosse anche sessualmente promiscua. Queste affermazioni si basarono su alcuni messaggi presenti nel telefono di Lucia, in cui lei aveva raccontato a dei suoi amici di essere stata a letto con ragazzi più grandi di età che andava dai 21 fino ai 29 anni. La difesa insistette sul fatto che lei avesse avuto rapporti con Mattias proprio perché era più grande e lei piaceva andare con persone più grandi. Il fatto di essere promiscue o meno, che sia vero o meno non cambia il fatto che una persona possa comunque essere abusata sessualmente. La difesa sostenne inoltre che era una tossico dipendente, ma questo non era assolutamente vero. Lucia non aveva mai fatto uso di cocaina e questo infatti venne confermato da tutti i suoi amici. Non venne trovato mai alcun tipo di messaggio che poteva indicare che Lucia fosse interessata o meno ad utilizzare cocaina. Gli insegnanti della scuola di Lucia, il preside, i genitori... Parlarono di lei come una ragazza responsabile, con la media del 9, sempre puntuale a scuola, sempre educata e gentile, non era certo una tossicodipendente. Inoltre la difesa sostenne che il clima tra la ragazza e i due uomini affidani e Mattias che andarono a prendere a casa era disteso e questo perché nel tragitto si erano fermati per acquistare dei dolci, ma solo affidani era sceso a comprarli. Noi non sappiamo se Lucia fosse stata costretta a Rimanere nella macchina e soprattutto non sappiamo se fosse perfettamente in grado di intendere in quel momento. Poteva essere già sotto l'effetto di droghe, poteva essere svenuta. La difesa sostiene che visto che Lucia aveva avuto rapporti con uomini più grandi ed era una ragazza con una personalità forte, quello che lei aveva subito non era una violenza, perché proprio perché aveva questa personalità così forte, così decisa, non avrebbe permesso a nessuno di violentarla. Allora, questo per me è un'argomentazione veramente puerile e assurda. Solo perché Lucia aveva una personalità forte e decisa, non significa certo che non potesse subire una violenza. La personalità di un individuo non pregiudica il fatto che possa essere o meno eh, vittima di violenze. In Argentina, a 16 anni si acquisisce la piena maturità sessuale. Quindi anche se la persona ha rapporti eh, con eh, qualcuno che ha il doppio dei suoi anni è comunque considerato legittimo. Quindi, anche se, non so, affidani aveva 41 anni e lei ne aveva 16 avevano avuto rapporti consensuali, lui non aveva commesso alcun crimine secondo la legge argentina. I giudici Aldo Carnevale, Pablo Vignas e Facundo Gomez Hurso ritennero che non ci fossero gli elementi sufficienti per sostenere che l'adolescenza,. Venne violentata ed uccisa, e quindi gli imputati vennero assolti per i due reati e condannati solo per lo spaccio di droga e ad una multa di 137.000 pesos. Inoltre ritennero che l'errore della procuratrice Sanchez, che dichiarò erroneamente che Lucia era morta a causa dell'impalamento. Aveva scatenato l'opinione pubblica contro i tre uomini. Cioè in pratica i giudici stavano sostenendo che non fosse giusto, insomma, che i media si fossero così accaniti contro questi tre uomini perché l'impalamento non aveva avuto luogo. Ma comunque questi tre uomini l'avevano abusata, le avevano dato delle droghe, sono d'accordo con l'idea che l'impalamento sia visivamente più brutale e scioccante rispetto a un edema polmonare causato da un'overdose, ma a prescindere dalla modalità in cui Lucia era deceduta, questo non cambia il fatto che la ragazza sia stata uccisa. La sentenza scatenò l'indignazione nazionale per sua madre Marta. Fu come perdere sua figlia due volte e come poteva non essere chiaro ai giudici quello che era accaduto a Lucia e così iniziano a lottare per portare il caso in tribunale per un secondo grado di giudizio. Secondo l'Istituto degli Studi comparati nelle scienze sociali e penali, questo rappresenta un caso estremo di violenza di genere e la sentenza mostra anche la totale indifferenza alle esigenze che il diritto internazionale e i diritti umani pone nei confronti della parità di genere. La visione patriarcale della sentenza si vede proprio dal giudizio morale sulla vita che Lucia aveva condotto fino a quel momento, come se il fatto di aver avuto dei rapporti sessuali con diversi ragazzi o di aver fumato più volte dell'erba fosse la causa diretta di quello che le era successo. Il fenomeno del femminicidio in Argentina è dilagante, si stima in media che venga uccisa una donna ogni 30 ore. Dopo anni di lotte da parte dei genitori di Lucia, nel 2020 il tribunale annulla parzialmente la sentenza del 2018 sulla base che le potenziali vittime di abuso sessuale non dovrebbero essere catalogate come vulnerabili o non vulnerabili perché nel giudizio espresso dalla sentenza del 2018 sembra che il fatto di esserlo o meno implichi la possibilità o meno di essere abusate, perché appunto i giudici si erano basati sul fatto che Lucia ha 16 anni, avendo una personalità forte non poteva subire violenze, e così inizia un nuovo processo proprio nel febbraio del 2023, quindi qualche mese fa, e le sentenze sono state ben diverse. A questo processo non prenderà parte Alberto Marziel, in quanto è deceduto qualche anno fa per problemi di salute, Mattias Farias viene dichiarato Colpevole sia di violenza sessuale che di omicidio e condannato alla prison perpetua, che da quello che sono riuscita a capire è l'ergastolo con la possibilità di ottenere la condizionale dopo molti anni eh, e questi molti anni dovrebbero andare dai 30 ai 40 anni se non erro. Se qualcuno magari conosce la legge argentina magari correggetemi se ho sbagliato, questo è quello che sono riuscita a capire. Mentre affidani è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale. So con l'aggravante della somministrazione di stupefacenti e condannato a 15 anni di reclusione da aggiungersi agli 8 che stava già scontando per lo spaccio di droga. Inoltre i tre giudici che avevano formulato la sentenza iniziale vennero sospesi con l'accusa di negligenza e per aver mancato ai doveri imposti dal loro ruolo e furono anche obbligati a restituire il 40% del compenso che avevano ricevuto per quel processo. Questo caso mi ha ricordato quello di Pamela Mastro Pietro, non per la vicenda giudiziaria, ma perché anche Pamela nel gennaio del 2018, se vi ricordate, era stata pesantemente drogata, poi violentata. Con la differenza che uh, questi mostri che hanno ucciso Pamela l'avevano anche smembrata. Credo che in quel caso non sia mai stata determinata la causa della morte proprio per uh, le condizioni dei suoi resti. Uh, però, ecco, mi ha ricordato molto il caso di questa, di questa ragazza. Ad oggi Lucia avrebbe 23 anni e magari adesso starebbe studiando per diventare veterinaria, o si sarebbe iscritta all'Accademia d'arte. Purtroppo questo non lo sapremo mai. In questo caso mi ha eh, toccata veramente tanto e credo anche per questo ho impiegato tanto a scriverlo e volevo cercare di rendere giustizia a Lucia, eh, se possibile in minima parte, con un video su YouTube cercando di presentare i fatti nella maniera più corretta possibile eh, non so se ci sono riuscita e bene, questo era tutto quello che avevo su questo caso. Noi ci vediamo venerdì con un nuovo video e voglio veramente sapere le vostre opinioni su questo caso, soprattutto se lo conoscevate, perché eh, ho letto anche qualche articolo in italiano, quindi, insomma se ne è parlato anche qui marginalmente. E bene, vi auguro una splendida giornata e noi ci vediamo venerdì con un nuovo caso. Ciao!